Bugiardo! Scusa? Mi hai sentito? Sporco bastardo di un bugiardo! Pensi che me ne rimango seduta qui a credere a queste cazzate? Mio marito è un uomo decente! Allora perché è venuta da me? Non sottovalutare la mia intelligenza. Sono qui perché volevo sapere cosa facesse mio marito quando era fuori. Non sono qui per ricevere delle evidenze e fotografie che mio marito mi è infedele. Che cosa si aspettava? Più professionalismo. Ascolti, signora, ma mi... Non ci neanche provare a scusarti con me, signor di Dio. So che tipo di giochi schifosi e contorti giochi. Fare delle fotografie a mio marito per poi farle sembrare sporche e mezzoniere. Col suo dannato computer! Non ho un computer. Non ne voglio saperne più di queste cose. Rinuncio a credere che mio marito possa toccare un'altra donna. Lui ama me. E soltanto me! Ma chi diavoli pensi di essere? Sono un investigatore che viene pagato per scattare fotografie. Non pensare che ti pagherò per queste. Scusi? Mi hai sentito bene? Non pagherò per bugie. Sono venuta da te per riassicurarmi dell'onestà di mio marito e non per farmi vendere delle bugie truccate su quel maledetto aggeggio. Le ho detto che... Basta! Non ne sopporto più! Sono una donna buona e onesta, signor di Dio, e tu sei freddo e demonico e stai cercando di riempire la mia testa con cattive idee a proposito di un bravo uomo. Me ne vado subito e non ti pagherò un solo centesimo. Posso solo pregare che un giorno tu e tutti quelli sporchi come te saranno bruciati dalla luce del buon Dio. Mio marito è con una puttana e lei mi deve aiutare. Pronto. Porco Dio, non ho il tempo di ripetermi. Devi andare subito a scattare delle foto e poi me li devi portare. E così glieli posso mettere nel culo a quel disgraziato. Chi è che parla? Mi chiamo Cinzia, ma non è importante. Senti, sono disposta a pagarti triplo quello che tu di solito guadagni. Però se vai subito a fotografare quel bastardo... Bene, ma adesso sono impegnato...
o un altro caso. Triplo il tuo solito guadagno, stronzo! Non mi dire che ti puoi permettere di rinunciarci. Bene. Adesso datti una mossa e vai subito a quell'indirizzo. 2221 via Samuel. Secondo piano, la finestra di dietro. Come posso mettermi in contatto con lei quando finisco? Oh Gesù, e da quanto in quanto gli investigatori privati fanno tante domande? Mi farò sentire io.